Artigianalità, attenzione ai dettagli, ricerca della qualità e dell'eccellenza sono questi i valori che accomunano e su cui si basa la collaborazione tra l'azienda agricola Diadema e la storica manifattura orafa fiorentina della famiglia Torrini. Oro e vino, il metallo originato dalle stelle e il nettare degli dèi. Torrini a Firenze è un'istituzione nel settore dell'orificeria al quale appartiene da 24 generazioni. Diadema è nata nel 2004 recuperando l'antica tradizione agricola, tant'è che qui, nell'azienda che Giulia e Livia portano avanti insieme al padre Alberto, le olive si frangono ancora con le vecchie macine in pietra, mentre grazie alle abili mani di artigiani fiorentini, uno ad uno, vengono incastonati i cristalli selezionati sulle etichette in rilievo della linea divenuta icona e simbolo dell'azienda. Queste due realtà, esportatrici del mondo della produzione di qualità tipica toscana, hanno siglato una collaborazione nata da un'amicizia di vecchia data e racchiusa in un bollo una medaglia in bronzo che adornerà l'edizione limitata di 4.000 bottiglie dell'annata 2019 di Diadema. Il progetto è nato tanti anni fa, quando noi aggiungemmo alla linea Diadema fatta con cristalli Swarovski quattro bottiglie che l'orificeria Torrini ci confezionò con diamanti veri. L'amicizia è un'amicizia che risale già ai nostri genitori e con Fabrizio più di una volta abbiamo parlato di fare qualcosa insieme. Alcuni mesi fa siamo passati dalla teoria alla pratica e quello che ci fa particolarmente piacere è che destiniamo questa medaglia in bronzo realizzata dall'orificeria Torrini con l'annata 2019 ai nostri vigneti storici. E per cui è una soddisfazione particolare e che ci porta a iniziare un percorso che ci auguriamo che possa essere lungo e che da una cosa all'altra possano nascere anche altre collaborazioni fra vino e gioielleria. Prima l'ideazione del design, poi la lavorazione a mano nella bottega Torrini nel centro di Firenze, dove i banconi orafi, quelli originali, quelli della tradizione, esperti artigiani lavorano con maestria e minuzia. Abbiamo fatto delle prove fino a ottenere questo oggetto che porta con sé il lettering, i nomi e le espressioni in rilievo, quindi già una cosa particolare, e poi oltre a applicarsi perfettamente sulla bottiglia c'è poi questa finitura che è il cesellato, che è una delle più antiche lavorazioni usate dal mondo orafo, quindi è battuto per appunto caratterizzare un oggetto con una forte connotazione artigianale. Il bronzo è il materiale scelto per le medaglie delle 4.000 bottiglie. Il bronzo, materiale prezioso, antico, da sempre usato nel mondo dell'arte. Questa lega meravigliosa che riluce come l'oro, si ossida lievemente perché porta con sé il tempo e quindi forse potrei dire ricalca quella che è l'espressione del gran vino. Stappando una delle bottiglie dell'annata 2019 di Diadema, il sapore è quello dell'autenticità e della tradizione toscana, passione, qualità ed eccellenza, con una nota profonda data dal valore dell'amicizia. Il nome della vecchia, vecchissima amicizia. Assolutamente. Si può dire vecchissima. Vecchissima, ormai sì.